Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi mi truccherò insieme a voi per realizzare un make-up a prova di caldo, perché non so lì da voi, ma qui le temperature sono molto alte e quindi per tutte le temerarie come me che non rinunciano al make-up anche quando fa caldo, cosa si fa? Ci trucchiamo lo stesso, ma utilizzando qualche piccolo stratagemma che ci permette di far durare un po' di più il nostro trucco. Ma come al solito, prima di iniziare, se ancora non lo avete fatto, cliccate sul tasto iscriviti qui in basso e non dimenticate di attivare anche la campanellina per ricevere una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Ovviamente partiamo con la pelle già idratata, io ho fatto la mia skincare, quindi andiamo ad applicare il primer e andrò ad utilizzare l'Angelora di Nabla, che è un primer nuovo che sto provando da un po' e vi ho recensito anche in uno degli ultimi video. È un primer molto bello, mi sta piacendo davvero tanto e la sua luminosità per un make-up estivo ci sta tutta. Bene, intanto che il primer si asciuga, vi dirò come realizzo la mia base, perché adesso dovremo andare ad applicare il fondotinta. Però con queste temperature voglio fare una base molto leggera e anche un make-up no make-up. Quindi per la base, invece del fondotinta, andrò ad utilizzare un correttore. Io lo avevo acquistato un po' di tempo fa, questo è il famosissimo Cancella Età di Maybelline, che adesso vedo che è di nuovo lanciatissimo dappertutto. Avevo decisamente toppato con la colorazione perché questa è troppo scura. Avevo scelto la 02 pensando che fosse chiaro e invece non posso assolutamente utilizzarlo come correttore neanche quando sono abbronzata. Però per utilizzarlo su tutto il viso, questa colorazione, adesso che ho preso un po' di colore, può andar bene. Io lo vado a distribuire così su tutto il viso, mettendone davvero un velo. E poi vado a bilanciarlo con un correttore più chiaro. Vedete che è quasi la colorazione, cioè, del mio fondotinta, ma come correttore direi che non va per nulla bene. Lo vado a stendere con una spugnetta che ho già inumidito. Sto utilizzando la spugnetta di Real Technique e devo dire, come update di quel video, che i pennelli sono davvero belli, mi piacciono, le setole sono molto morbide, li ho già lavati diverse volte e hanno una resa buona e funzionano veramente bene. Per quanto riguarda la Beauty Blender, devo dire che adesso non so se l'ho riuscita a vedere, si è già rotta, l'ho utilizzata pochissimo e si è formato già questo buchino nella parte svasata qui, che è ovviamente quella che utilizzo più spesso. E quindi come qualità effettivamente la spugnetta me l'avevano detto diverse persone, però dopo i primi utilizzi ho detto ma no, cioè mi sembra buona, e invece dopo averla lavata e rilavata effettivamente si è rovinata subito. Mi piace comunque il finish di questo prodotto, anche utilizzato su tutto il viso, perché è molto sottile, non fa strato. Adesso vado ad applicare il correttore e utilizzerò il correttore di Astra, che ho acquistato anche nella colorazione più chiara, che è una delle nuove colorazioni che hanno aggiunto a quelle già presenti in gamma, che vado ad utilizzare appunto per illuminare ancora di più i punti chiave del viso. Adesso applico la colorazione 02, che era quella che già avevo, sul contorno occhi, qui al centro, e nell'angolo interno ed esterno metto quella più chiara, che poi mi porto anche nei punti che voglio illuminare del viso. Adesso sempre con la spugnetta bagnata lo vado a sfumare. Prima di applicare le polveri, adesso vado ad utilizzare l'Estasy Magic Color Lip and Cheek Balm di Neve Cosmetics. È uno degli ultimi stick occhi, guance e labbra, che adesso vanno tantissimo, e reagisce in base al pH, infatti si colora facendo reazione con la pelle. Direi che non ha nessuna profumazione, io l'ho già provato diverse volte, mi piace. L'unica cosa è che
l'applicatore devo per forza metterlo a contatto con il viso e quindi tende un pochino a sporcarsi, poi vabbè dopo lo pulirò. Però vedete, dà una colorazione davvero carina, effetto pelle sana, non so se mi sono spiegata, e lo trovo ideale per un make-up estivo come quello che sto realizzando adesso. Infatti anche solo questo con un po' di correttore vedete che dà un effetto molto fresco. Adesso vado a settare un po' tutta la base perché io ho bisogno comunque di incipriare e utilizzerò la cipria libera di Eufydra, che mi piace molto per settare tutto il viso e anche il contorno occhi. Questa cipria non dà colorazione, quindi non va ad alterare la tonalità del fondotinta, della base che abbiamo realizzato. Ora per fare un po' di bronzing contouring vado ad utilizzare la nuova terra di Eufydra, che mi piace davvero tanto come colorazione perché è un po' quel tono a mezza strada tra il freddo e il caldo, questa è la colorazione 01, mi piace per appunto ricreare quell'effetto pelle baciata dal sole. La sua polvere è molto fine, adesso è la prima volta che la utilizzo, infatti avete visto che la trama della cialda è intatta. Spolvera un pochino, però vedo che si stende e si fonde bene con il resto del make-up. Lo vado anche a mettere un po' ai lati del naso per creare un leggero contouring. Vedete che un effetto davvero molto naturale e soprattutto non è ultra pigmentata, cosa che mi piace molto perché possiamo stratificarla e quindi lavorarla in base alla necessità. Questa qui è la colorazione più chiara e per la mia pelle va benissimo, anche se sono leggermente abbronzata, appunto dà quell'effetto più naturale. E poi vedo che stratificandola comunque si riesce a vedere ancora di più la colorazione. Passiamo all'illuminante, andrò ad utilizzare il nuovissimo Seglo di Astra, è uno degli ultimi illuminanti che sto provando, questa è la colorazione champagne, quella lì più chiara. In estate preferisco utilizzare prevalentemente le polveri proprio per la mia tipologia di pelle e vedo che anche il make-up resiste un po' di più. Vado anche un pochino qui, solo giusto sul ponte del naso e basta. Io non faccio mai la punta del naso con l'illuminante perché non mi piace tanto su di me questo effetto. Piuttosto vado a rimarcare l'arcata sopraccigliare per dare un po' di luce in questo punto. Si intravede ancora un po' la colorazione rosa che dà lo stick, quindi non vado ad applicare più nulla per la base e vado a ridefinire le sopracciglia utilizzando la Micro Brow Pencil di Astra, che è una matita per sopracciglia davvero bellissima, mi è piaciuta molto. Io stavo utilizzando il gel sempre di Astra per sopracciglia, a volte li utilizzo anche in combinazione. In questo momento voglio utilizzare solo la matita, vado un po' a pettinarle e poi la micromina è utilissima per andare a riempire questi spazietti che ho. Adesso sto utilizzando anche il mascara Ritual Fixing per andare un po' a rinforzare e rinfoltire le sopracciglia, lo sto applicando ogni sera, vediamo se farà qualcosa. Perché soprattutto nella parte iniziale le mie sopracciglia sono un po' rade, quindi spero che mi farà ricrescere qualche peletto per andarle a infoltire un po'. Per gli occhi farò un trucco molto semplice perché appunto voglio realizzare un make-up no make-up. In ogni caso vado ad applicare il primer occhi di Astra perché comunque voglio aumentare la resa degli ombretti, che in realtà ne applicherò solo uno. Intanto metto il primer
Come palette di ombretti utilizzerò la Together We Shine di Zoeva e vado ad utilizzare solamente questo ombretto qua, che ha una colorazione molto naturale, perché voglio andare ad enfatizzare la piega dell'occhio e stop, rendere quindi tutto lo sguardo molto semplice, molto leggero, molto naturale. Adesso non so se riuscite a vederlo dalla camera, ma dopo che ho applicato il primer, questo colore viene fuori molto di più, quindi il primer va ad enfatizzare anche il colore degli ombretti oltre che aumentarne la durata. Infatti, visto in cialda, sembra molto chiaro, molto naturale, però nonostante sono abbronzata comunque il colore si nota. Ora, per andare ad intensificare lo sguardo, vado ad applicare una matita marrone long lasting. Io sto utilizzando quella di Charlotte Tilbury, che ho quasi terminato. La vado a mettere solo all'attaccatura delle ciglia, qui nella parte esterna, e poi la vado a sfumare subito, prima che si fissa, con un pennello. Allungo un po' l'angolo dell'occhio e la vado a mettere anche nella rima ciliare inferiore, però esterna. Quindi vado a rimarcare anche il bordo inferiore e mi congiungo con l'angolo esterno. E faccio lo stesso anche sull'altro occhio. Ora, per ingrandire un po' lo sguardo, vado a mettere una matita color burro nella rima inferiore interna dell'occhio. Io sto utilizzando una matita waterproof di Ofidra, proprio nella colorazione burro. In ogni caso, poi in descrizione non vi preoccupate, perché vi indicherò tutti i prodotti che ho utilizzato e anche le colorazioni. Ok, ora mascara. Vado ad utilizzare l'Insta Volume di Astra, che è un mascara appunto volumizzante. Questo mascara ultimamente mi ritrovo ad utilizzarlo un po' più spesso rispetto all'inizio, perché appena lo avevo aperto faceva dei grumi pazzeschi. Adesso non voglio parlare troppo in anticipo, magari adesso mi renderà le ciglia tutte appiccicate. Nelle ultime volte che l'ho utilizzato, l'effetto finale era migliore rispetto a quando ho aperto il mascara, perché comunque nel tempo le formule migliorano. Dopo un po' che avete aperto il mascara, vedete che funziona in modo diverso, e quindi io ho voluto dare un'altra possibilità. Ok, adesso le labbra le lascerò molto naturali, quindi vado ad utilizzare sempre lo stick di neve che ho utilizzato sulle guance, che darà appunto questa colorazione molto naturale. Al di sopra vado ad applicare un velo del Lip Plumper di Astra, perché voglio dargli un tocco luminoso e avere anche un effetto volumizzante. A questo punto vado ad ultimare il tutto mettendo il fixing spray, che appunto va ad aumentare la durata del make up. Ultimamente sto utilizzando questo di Astra, che oltre a far durare di più il trucco, lo trovo anche molto idratante e quindi toglie quell'effetto un po' troppo polveroso alle basi matte. Bene, il mio make-up è terminato. Fatemi sapere cosa ne pensate del risultato finale e ditemi nei commenti come vi truccate voi quando fa caldo. Io come al solito vi saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!